Un saluto dalla redazione, ecco l'informazione di oggi, martedì 21 ottobre 2014. 'Ndrangheta, Reggio Calabria, arrestate 13 persone, sequestrati beni per 56 milioni. Dalle prime luci dell'alba, gli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria stanno conducendo l'operazione denominata Porto Franco, che ha portato alla scoperta di un'associazione di stampo mafioso composta da imprenditori affiliati dalle più importanti cosche d'Ndrangheta, scusate, della piana di Gioia Tauro. In corso di esecuzione 13 ordinanze di custodia cautelare, sequestrate 23 società e beni per un valore complessivo di circa 56 milioni di euro ed effettuate oltre 50 perquisizioni tra Calabria, Veneto e Lombardia. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di proventi di illecita provenienza, trasferimento fraudolento di valori e contrabbando di gasolio e di merce contraffatta, frode fiscale attraverso l'utilizzo ed emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Secondo l'accusa, le cosche Pesce e Mole sarebbero presenti nell'area portuale della piana di Gioia Tauro, in particolare nei servizi connessi al traffico mercantile, generato dallo scalo marittimo con la conseguenza indebita percezione di rilevanti illeciti profitti. Sequestrati beni per 1 milione a Cosca Crea. Beni per 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Reggio Calabria con il coordinamento della DDA a esponenti di spicco della Cosca Crea di Rizziconi, coinvolti nell'operazione Deus del giugno scorso. Nell'occasione furono arrestati anche un ex assessore e due ex consiglieri comunali. Le indagini avevano accertato l'ingerenza della cosca nella vita economica, sociale e politica. Sequestrati 5 terreni, un'azienda agricola, conti correnti e titoli AGEA. Migranti avvistati da nave crociera a Roccella Ionica. Una barca a vela con 41 migranti a bordo è stata avvistata al largo dello Ionio Regino dalla nave di crociera New Amsterdam. L'equipaggio della nave ha dato l'allarme e la Guardia Costiera di Roccella Ionica ha inviato due motovedette che hanno raggiunto il natante effettuando il trasbordo dei migranti. Tra i profughi, due minori, una donna e 38 uomini, tutti in buone condizioni di salute. I migranti hanno raccontato di essere salpati dalla Turchia. Cosenza vendevano le figlie minorenni per rapporti sessuali e arrestate 3 persone. Le persone sono state arrestate dai carabinieri di Cosenza per abusi su minori. Un 74enne, già denunciato per gli stessi atti, per gli stessi reati appunto nell'agosto scorso, è finito in manette insieme a una coppia romena, genitori di alcune delle 4 bimbe coinvolte. Le accuse sono a vario titolo di pedopornografia, abusi su minori, violenza sessuale, pornografia minorile e adescamento di minorenni. I due genitori avrebbero concesso all'anziano di abusare delle loro figlie di 11, 12 e 13 anni, tra cui una bimba disabile, in cambio di denaro circa 40.000 euro. Nella vicenda è coinvolta anche una quarta bimba di 11 anni, amica delle 3 sorelline, ma i cui genitori erano all'oscuro della vicenda. Le bimbe e i genitori vivono nel campo rom di Cosenza, lungo il fiume Crati. All'anziano i militari hanno sequestrato video nei quali sarebbero documentati tutti gli incontri avuti con le piccole, alle quali l'uomo regalava ricariche telefoniche, qualche euro e piccoli oggetti. Il padre delle 3 sorelline avrebbe anche lui abusato delle figlie più volte. Reggio Calabria rissa in pubblico in manette 3 cittadini rumeni. I carabinieri dell'unità radiomobile della compagnia di Reggio Calabria hanno sedato una rissa scoppiata nella locale villa comunale. I protagonisti erano 3 rumeni, Leupol, 25enne, Andronic Costel, 43enne, e Gritico Georgica, 43enne, 45enne, scusate, che secondo le ricostruzioni degli inquirenti se le stavano dando di santa ragione. I militari provvedevano tempestivamente a disarmare e separare i 3 soggetti, conducendoli in caserma, dove i 3 minacciavano i militari presenti. I 3 rumeni venivano quindi posti in stato di arresto per i reati di rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Corigliano, mangiavano funghi velenosi, 2 morti e 2 in gravi condizioni. Tra
Tragedia nel Cosentino. Due persone sono morte ed altre due sono ricoverate in grave condizione in ospedale per aver mangiato dei funghi melenosi scambiandoli per commestibili. È successo a Corigliano, appunto nel Cosentino. Le vittime sono un uomo di 43 anni, Dino Falco, una ragazza romena di 23 anni che lavorava nella casa dei genitori dell'uomo che sono rimasti intossicati. Il padre di Falco è ricoverato nell'ospedale di Conigliano, mentre la madre è stata trasferita in un centro specializzato a Palermo. Nello stesso centro erano stati ricoverati ieri pomeriggio anche Falco e la ragazza. La gravità delle loro condizioni, però, ha reso vano l'intervento dei medici. Reggio allarme sulla chiusura del teatro Siracusa. Cominciano a circolare voci allarmanti di chiusura e di cambio di destinazione d'uso nello storico teatro Siracusa di Reggio Calabria. Un fast food o un supermercato? Sarebbe una disfatta per la città dopo la chiusura del cinema moderno Orchidea e Margherita. Uno spazio vitale per le compagnie locali e il pubblico giovanile, per il quale occorrerà che la nuova amministrazione civica, nell'ambito della realizzazione di una rete integrata di tutte le strutture culturali cittadine, si faccia carico di intervenire per inserire lo storico teatro in una rete di poli culturali cittadini, anche con la partecipazione di privati. L'esistenza di un recente decreto di vincolo del Palazzo e del Teatro Siracusa, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dei beni culturali, non consente fortunatamente che l'immobile possa essere adibito ad usi non compatibili con il suo carattere storico-artistico, oppure tali da arrecare pregiudizio alla sua conservazione. Le norme di protezione dei beni culturali questa volta hanno agito per tempo, ma la città e le sue associazioni culturali dovranno comunque vigilare per non essere depauperate di uno spazio qualificato che, seppure di proprietà privata, ha ormai assunto una valenza di servizio pubblico. Tegola sulla regina, pesantissima penalizzazione sugli Amaranto. Passiamo quindi ad un'altra notizia di sport. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Salvatore Lo Giudice, ha inflitto alla regina la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, sanzionando con 6 mesi di inibizione l'amministratore unico e legale. L'unico rappresentante della società, appunto Giuseppe Ranieri, per alcune irregolarità nei pagamenti dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati. A destare tale preoccupazione è il fatto che presto potrebbero aggiungersi nuove penalità, prima fra tutte il meno 1 per la mancata presentazione della fideiussione entro il 30 giugno. È arrivata soltanto in ritardo per l'iscrizione al campionato. Da valutare le situazioni relative ad altri stipendi. Nel mirino di questa sanzione, il mancato versamento entro i termini dei contributi INPS gennaio e febbraio 2014 e gli emolumenti per i tesserati del quadrimestre novembre-febbraio 2013-2014. E questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'ascolto fin qui prestato e vi rimando alla prossima edizione. Grazie.